Salve a tutti, in questo video vorrei commentare con voi una immagine no? in stile meme che mi è arrivata, mi ha mandato una persona e che vi metterò in impressione sperando che non ci siano problemi con di copyright, cose del genere che parte no da dei, dei presupposti buoni diciamo no. Perché tutto in questo periodo, per esempio, dove si parla no, di quest questa purtroppo pandemia che c'è, di notizie ce ne sono tante, no? C'è chi minima, minimizza, insomma, c'è chi parla di, in modo molto molto esagerato. E, e quindi effettivamente si dibufano e si sono un bel po'. Quindi diciamo che in questo contesto ci sta, no? di essere attenti alle bufole, stiamo attenti alle cavolate, stiamo attenti alle informazioni sbagliate. E, e mi è venuta questa immagine che dice così: no, non essere idiota. Stai leggendo una notizia che ti colpisce. E c'è una, una lista di cose che noi dovremmo fare. E io vorrei commentare con voi il mio di esse perché io, a me non convince del tutto sta cosa mi è arrivata. Cioè vai su Google e cerca la notizia più bufala no? per esempio coronavirus uh, bufala tre, tre, no coronavirus bufala c'è questo esempio no? che è stato da una recente allora il problema qual è? dove sta scritto ciò che è bufala e ciò che non è bufala? io quante volte ho fatto questo esempio no? di, molti dicono eh, vai sul sito di debunking no? di butac bufala.net allora, spesso molti articoli sono piaciuti sono stati fatti bene se tu mi vai a dimostrare, no? Che per esempio, che se gira una notizia, c'è un sondaggio di Istat, Eurostat, Ipsos, More, eccetera, eccetera, che dice che gli italiani hanno il dito medio più lungo rispetto alla media europea. E questo sondaggio non esiste. Ok, no? Cioè, un conto se tu mi fai un articolo del genere, tu mi dici, Guarda, guardate che non esiste nessuna fonte, nessuna cosa, è una cosa inventata, è presa da, da il leccio, no? per esempio, no? E sì, è una cosa utilissima, tu devi unicamente dire, caspita, questa fonte non esiste, questa cosa non c'è da nessuna parte. È proprio un complesso quando è, infatti, effettivamente il problema della, della fonte si complica quando, per esempio, Ansano, non è, è più vulnerabile da scavolate. C'è per esempio un video del CICAP, sì, del CICAP, proprio quello lì, dove si parla dei complotti reali nella medicina, quindi i complotti secondo il CICAP esistono, pensate un po', solo che deve essere il CICAP a dirvi se è quello è un complotto oppure no. In quel video, per esempio, si accusa Ansa, e non soltanto Ansa, di aver diffuso delle cavolate perché erano stati effettivamente pagati da aziende farmaceutiche o di prodotti di acqua, bibite, no? Magari lo lascio sotto in descrizione se mi ricordo di farlo. E qui persino Anza potrebbe non essere una foto affidabile. E qua succede un macello. Prendi un... no, per esempio. Il fatto del. tu uh, mi dici, ok, no, bufala. Eh, ma ma che mi garantisce se io da qualche parte ho detto una bufala o non ho detto una bufala? Chi posso dire che qualunque cosa è una bufala? Io spesso e volentieri dico... Ho detto tutto il passato. Domani mi lavo anch'io un sito di debunking e dico, eh, eh, quella cosa lì è una bufala. Però devo argomentare, devo, non è che basta semplicemente cercare su Google quella cosa lì più bufala. Ed è veramente una bufala dove sta scritta questa cosa qua. Anzi, ti dico di più, molti siti di complottismo dicono, noi smontiamo le bufale. Noi vi facciamo l'informazione corretta, noi vi diciamo che quella cosa viene cavolata, che quella cosa è falsa. Una volta un articolo di Butac, che parlava di, di un canale YouTube di cui ho parlato un sacco di volte. nei video vecchissimi miei. Se per me imbarazzante di, eh, dire che parlare di questo canale perché questo, questo in realtà parlava del blog, non parlava del canale YouTube. invece io parlavo del canale YouTube. Cioè, loro hanno i nostri stessi obiettivi, cioè di smontare bufale e portare la verità. Mi sembra una questione quasi di schieramento. Io dico che quello è il bufala e dico che quelli altri sono, sono bufale. bufale sono sempre quelle degli altri. Mi raccomando, sempre quelle degli altri sono che fake news. È un po' come quella che era il fiume del pozzo. Ci stanno un fiume e un pozzo, quelli che vivono vicino al pozzo. Dicono che quelli che bevono l'acqua del fiume sono pazzi, quelli che vivono vicino al fiume dicono che quelli che bevono l'acqua del pozzo sono pazzi. Chi ha ragione? Bisogna analizzare bene i fatti. Il problema è come fare, ad analizzare questi fatti. Vi dico tutto questo perché i terapiattisti, di cui mi sono stancato di parlare e di sentir parlare, questo io neanche guardo più video sulla terapiatta. Sono sicuro che quelli che crescono ancora oggi sono interessanti, utili, tutto quello che vuoi, ma davvero mi sono stancato. Io avevo poche cose da dire sulla terra piatta perché io cercavo di smontare il modo di ragionare, non la questione scientifica sulla terra piatta, il modo in cui loro. come cosa passa loro per la testa, diciamo, il modo di sbagliare, di cercare le cose, di porsi le domande, non avevo. Eh, mo, come, anche perché non era compito mio portare prove scientifiche contro la terra piatta perché lo fanno già gli altri e non sarei neanche in grado di farlo quindi insomma è chiaro che io non avrei fatto tantissimi video sulla terra piatta e sono stancato proprio questo cioè, argomento mi ha stancato anche se mi portava la visite sul canale no? io avrei milioni di cose da dire ma non, uh, non sono libero di farlo perché che lo faccio a fare perché dovrei spendere uh, ore a fare un video perché non lo guarderà nessuno no? è per i soldi è per, è per uh, diffondere le mie opinioni Generale, perché se è una cosa che credo che sia vera, io ci tengo, magari vorrei che qualcuno qualcuno arrivi a capire che sia così. Quindi, persino no, i terrapiattisti dicono che il globo è una bufala. Io, se vado su Google e dico la terra è, è una sfera bufala, non che gli algoritmi di Google, per, magari per via delle no, norme più recenti, non mi indirizzino verso siti, diciamo un po' più scientifici o di debunking, come li chiamano, che dicono che la terra non, la, non è piatta. Però io potrei anche trovare, eh, quindi se, se Google avesse un altro eh, modo di, di ordinare le notizie e le, le informazioni, <coughs> potrei trovare anche la Terra una Sfera la Bufala. Ma io di qualunque cosa, una cosa del genere. i compartici tutto è bufala. La Terra una Sfera Bufala. Il Sole esiste? Bufala! Tutto è bufala! Eh, voglio dire, quindi che, che, che sta scritto? Evidentemente questa cosa è abbastanza orientata. Cioè la bufala è, solo, è soltanto ciò che. È, come dire, l'opinione comune ti dice che è bufala. Non è che tu, non mi vai vale proprio a fare delle prove. Che ne possiamo effettivamente discutere, quindi non è che semplicemente perché uno ha scritto che quella cosa non è una bufala. Quella cosa che una bufala. Ho già parlato un sacco sul primo punto. Poi, vabbè, la data di pubblicazione. Può esserci utile per tante ragioni. No? Ma non mi soffermerò molto su, su questo diciamo che se, effettivamente è utile no? per esempio vedere la notizia è più vecchia per vedere a cosa si sta riferendo però vabbè poi torniamo al fatto di fonti attendibili e, e cosa è una fonte attendibile chi ha deciso il principio di autorità grossomodo come devo dire è una fonte è un po' di dire è una fallacia logica di tipo fallace fallacia di autorità ne ho parlato in vari video se non una pagaccia di autorità. Cosa scritto? Repubblica attendibile? Anza, vi ho detto che persino Anza può essere... può portare bufale. Persino Anza può, può mentire, essere pagata, può essere... Quindi come cavolo fai? Vedete che questo è un problema che Aristotele quando parla di logica. Se è posto, cioè ok, no, io ti spiego le, la, la, le forme logiche, le raccomandazioni, ma funziona. se, è, tu, tu mi dai le, le premesse vere, allora se il procedimento logico è corretto allora la conclusione sarà vera ma non le premesse vere quali sono? dove vanno a prendere? e questo veramente è il grosso del problema tu puoi usare le forme logiche corrette no? ammesso che tu sappia usare la logica ammesso che tu l'abbia studiata non è facile per nulla ma poi le premesse devono essere vere e questo è il grosso problema dove sta scritto? La premessa è vera. Quindi in questo caso, no? fonte attendibile, dove sta scritto? E infatti, ora, andiamo nel dettaglio. PubMed è una fonte attendibile. Allora, io potrei stare ore, potrei fare un video per ogni articolo di PubMed, una volta ne ho fatto uno anni fa, e per dimostrarvi quante cose su PubMed sono contro diciamo l'opinione comune ora non, so, non sto dicendo che sono false nemmeno che sono vere parlo di cose che metterebbero in discussione il nostro modo comune di pensare cioè, quella che si chiama che molti si sostengono a chiamare la scienza ufficiale quella che è, 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 è la scienza appunto quella che è, insomma quando si dice no si pubblica qualcosa con il peer review mi, mi, mi viene accettata sì ma in realtà di roba su PubMed ne viene pubblicata a bizzeffe, di, di, di tutti i tipi. Se io cerco conferme, ad esempio, della dieta vegana, io su PubMed troverò conferme del veganesimo. Se volevo cercare conferme della dieta mediterranea, troverò conferme della dieta mediterranea, che, che include la carne, ovviamente. Non troppa, no? non molta, però include. E quindi chi ha ragione? Se io cerco, per esempio anche su, su altri tipi di, di, di diete, eh? anche se diete che curerebbero, per esempio, o aiuterebbero a curare, come devo dire, la stiosi multipla, in realtà se ne sta discutendo, ci uno in studio a riguardo, perché in realtà PubMed non ha una linea editoriale, questa è una cosa che in realtà non è negativa, solo se vuoi avviare un maiuscola, se ti rendi conto PubMed, non ti darà la verità un momento di dare di studi scientifici fatti da persone serie con un metodo serio poi tu devi leggere andare analizzare poi tu devi conoscere come si come funziona il metodo della scienza devi conoscere come funziona la ricerca come funziona anche la meta-analisi questa queste sono le cose più utili no? la meta-analisi perché chi lo fa fare non è mica può fare il formaggio può fare la meta-analisi una volta un tizio mi viene da me e dice guarda, PubMed, anni anni fa lo disse lascia stare PubMed PubMed serve per, per i medici serve per i medici loro sanno come si leggono le ricerche su PubMed Ed io risposto, ma è come la Bibbia noi non possiamo leggerla perché è la Bibbia è per, per, per i preti e che quindi i preti sanno come si legge, quindi alla fin fine ragione il Magistero della Chiesa No? quindi se io voglio contesto, usare la Bibbia per contestare la Chiesa Cattolica non lo posso fare perché i preti sanno come si legge la Bibbia e, e fanno capire come la Chiesa ha ragione lo stesso anche se la Bibbia dice cose diverse in realtà, in realtà è un po' più complessa nel senso che eh, per la Bibbia c'è l'esercizio le storico-critica che è il metodo accademico per eccellenza proprio qui stiamo parlando di, una, di, di letteratura No, ovvio, ovvio che la letteratura non, non è scienza naturale, né tantomeno una scienza esatta come può essere la biologia, visto che stavano parlando di PubMed, biologia e medicina ovviamente, neanche, neanche la biologia e la medicina sono scienze esatte, però sono scienze naturali, quindi cioè, dovrebbe essere maggior grado di, 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 di probabilità che si parlando di cose vere, ecco, anche se non c'è mai la certezza assoluta. <coughs> e quindi è, è un grosso problema questo. Mi vuoi dire che PubMed è attendibile? Sì, ma è attendibile nel senso che tu stai leggendo una ricerca seria, ma non è la verità. Non è che se tu prendi un articolo su, Pub, su PubMed e dici: Hai ah, la verità assoluta. Altrimenti dovresti credere a me, ma mi dovresti credere da anni sulle cose che dico, cose di cui evito di parlare, perché vengo blastato. Se parlassi delle cose che penso, basandomi su PubMed, io avrei preso a, a, a ceffoni. Ma, ma guarda che Che, che tuttora, quando ho avuto il, 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 il coraggio raramente di recente di parlare di questi argomenti con persone che non la pensavano come me io gli anni effettivamente ho evitato Ma che veramente ti, ti prendono a calcio in culo se vuoi a, a dire certe cose e io ho provato più volte a dire non è su, da leggere non sto parlando delle scie chimiche o, de, o, de, o de, uh, dell'antivaccinismo sto parlando di cose su, nel, in cui c'è il dibattito accademico ok non è la verità, sicuramente non, non, non lo è, però non mi ditevi a paragonarlo con eh, bufale prese da Dai da Lercio o da Dino Tinelli, ok? E quindi il giro è poi che balle. Eh? questa cosa per dei motivi. Punto primo, perché non mi credi quando parlo io di PubMed, punto secondo, eh, su PubMed se ne può discutere. Cioè, stiamo parlando di cose magari. serie, ma non la verità con la V maiuscola. Poi, dice, fonte attendibili, dice: siti governativi ed ufficiali sono una fonte attendibili. Ora, magari se siamo in Italia, tu puoi dire: eh, ma noi italiani siamo figli della gallina bianca, in italia noi italiani siamo in una democrazia, eccetera. Ma prova a dire, ok, vai a vedere il sito governativo della Corea del Nord, dove c'è la dittatura. O al contrario, il sito governativo di. di Trump. <ride> Trump che non crede al riscaldamento globale, per dire. <ride> Ma rendiamoci conto, no? Poi il sito governativo di, di un governo corrotto, di un governo stronzo, come la Corea del Nord, come Trump, di uno stato canale, di uno stato criminale, estremamente attendibile. Ma a parte il fatto che i governi non sono, sono mica tutti uguali, anche qui in Italia, no? Volendo credere che siamo una democrazia così perfetta da... No? Il governo di Conte non è il governo Renzi, non è il governo di Berlusconi, no? è vero che fin fine che cambiano assai le cose però diamoci conto che la fonte governativa se Salvini sta al governo magari no a leggere sul sito governativo ufficiale cosa sui migranti ma è ovvio che non Salvini di ti cose ben diverse da quelle che ti direbbe a Boldrini sui migranti se fosse stata male al governo a Boldrini questi <ride> studi di ricerca sono fonte attendibili se sono problemi di PubMed. Cioè, se ne può discutere, no? stiamo parlando di cose fatte con metodo scientifico, ehm... sì, sono una fonte attendibile, ma, ma se ne desideri analizzare il contenuto, non è la verità copo maiuscola, è anche le cose in cui credo io una verità maiuscola, infatti, sto sempre a studiare. Non è a capo Poi c'è scritto: Non esistono soluzioni semplici ad argomenti complessi, poi se noi proponiamo una persona dell'800 No, viaggiamo in aereo in, Amer in, po in poche ore fino in America, Lui dice ma dai che stronzata. No, sarà una bufala. E eh, no, noi nel no, no, 2020 possiamo viaggiare in aereo fino in America o in Australia, non, è, dai, non è possibile. Ti direbbe una persona degli 800, giusto? E che cavolo, non è possibile pensare una cosa del genere. È troppo semplice per essere vero, sì, non è che è semplicissimo. E però nella pratica, con il progresso della tecnologia, si è potuti viaggiare in modo intercontinentale senza fare ore e ore e ore di, di nave, di, 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 di cammello, che di, di ca a cavallo, che cacchio ne so. E quindi sì, quindi venimi a dire, non ci sono soluzioni semplici, a cose complesse, Eh ma magari è proprio quello. In realtà, il progresso della scienza ti direbbe, Thomas Kuhn. Per esempio, sono spesso generali falsificazionisti di epistemologia, di ti direbbero: Ma caspita, sono proprio le complicazioni che ti fanno rendere conto che forse quella soluzione deve essere superata. Una cosa, più la cosa è complessa, e più in realtà ti rendi conto: Ma non è che dobbiamo cercare una soluzione più semplice. Infatti, sul mio libro di, <ride> di scuola, no, che, quando si parlava della, del geocentrismo, si cercavano più di giustificare. Questa è la tradizione, no? Erano duemila anni che si diceva questa cosa, almeno dai tempi di Aristotele, si dice che il re di Spagna, quando cercò di apprendere, stiamo parlando del 1200, no? Questa roba qua disse, oh, ma se fossi stato io il Padre Eterno, avrei fatto girare il cielo in modo molto più semplice, perché pur di giustificare tutte le anomalie e le difficoltà che presentava un problema, e effettivamente poi è per, per questo che poi Copernico disse, ma non sarebbe tutto più semplice se fosse la Terra giriva intorno al Sole? Eh, ecco, con questo voglio dirvi, l'esempio che viene portato nell'immagine, eh? non si cura con monte bicarbonato, perché se però, ma chissà, ma fa, fa 10-30, ma io mi auguro veramente, che fa 50 anni, una cura relativamente semplice possono trovare, ma magari oggi non esiste una soluzione semplice, un argomento così complesso. Ma perché non ci può essere uno scoperto? Ci deve essere. Io me lo auguro se il mondo non finisce prima, giusto? Poi il fatto che sto stampare la moneta, questa è una questione complessa, però ci, diciamo che sì, è abbastanza verosimile credere che è impossibile stampare la moneta senza creare casino. Ma chissà. Se non esistesse <coughs> oh o no, se, se, se non possa esistere una soluzione che ancora non abbiamo, che magari noi non ci aspettiamo. Cioè, questo è il pensiero, pensiero dei geni, che io non sono, ovviamente. A pensare a qualcosa di che è così semplice, che era sotto il naso di tutti, che potrebbe migliorarci la vita. Ovviamente, le nostre con Internet, è, per molte cose, più semplice. No? E che cavolo, che linee da pensare, bisogna pensare veramente in grande, bisogna pensare in modo un po' più aperto, però ovvio che bisogna dare proprio i piombus, ecco, non sto dicendo che, che esistono soluzioni semplicissime, bisogna che si possono anche trovare, quindi non esistono ma potrebbero esistere. Oppure ho oh, molte cose, come ho detto prima, ho fatto l'esempio dell'aereo, oh, eh ma oggi ho oh, oh, di internet, no? Oggi col progresso abbiamo ottenuto soluzioni molto più semplici rispetto al passato. La vita per molte cose è più semplice rispetto a 300 anni fa. E non passare 300 anni fa, mai avrebbe potuto credere all'internet o agli aerei o al raddoppio sulla luna. Per dire, ma ci avrebbe potuto credere. Poi motore di energia infinita. Ma anche là, speriamo nel, fu nel futuro, ma chissà. Chissà. Io non sono un ingegnere, non sono un fisico, non sono uno scienziato, non sono un cazzo. <ride> ma, ma voglio dire, no? Motore di energia infinita. Il problema. E che più che altro con come utilizzarlo. Il motore energia infinita. Non è tanto e se esiste o non esiste, io ho visto sempre degli esperimenti fatti con i magneti: e, e il magnetismo si esaurisce. Quindi fa girare una cosa all'infinito, con come, come utilizzarlo, quanto deve essere potente. Quindi, boh, voi a vedere: poi come ecco, incoglio, vabbè, le cose condividere per istinto. Poi ci fai autocritica, dice alcune cose, si fa autocritica, certo, ma fare autocritica dobbiamo fare un po' tutti. Per questo Cartesi arriva a dire, e se nemmeno io e stessi, il dubbio è proprio radicale, no? Poi vabbè, lui fece di tutto per ridimostrare la cosa in cui credeva, e vabbè. Però diciamo che il messaggio di che ha dato Cartesi è: dobbiamo veramente criticare tutto, dubitare di tutto, anche di noi stessi, sempre e comunque. Intanto dobbiamo rivedere il nostro pensiero. E non dobbiamo mai presu presumere di sapere la verità. Quando i cosiddetti The Bunkers fanno lo stesso errore dei complottisti, questo forse ve l'ho già detto, si pensano di avere la verità in mano. Forse non si rendono conto che sono due facce della stessa medaglia: cioè il fatto che nel postmodernismo noi verità e certezze non ne abbiamo. Non che vi vengano a dire certi cioè di, oh, eh, oggigiorno la verità è un punto di vista, insieme in mezzo a tutti gli altri. O The Bunkers preparano i fatti. I fatti io vi parlerò dei fatti la verità su che poi anche i, come devo dire i complottisti infatti i miei complottisti dicevano facevo video la verità su che ne so il limone la verità sul bicarbonato per dire no? Cioè, dicendo cose cosa a caso la verità sullo zucchero sconvolgente verità su questo potesse, quello. e quello i fatti eh, ma cosa scrittori sono i fatti? perché se un complottista dice io ho la, ho la verità in mano, non, devo, non gli devo credere se un debunk dice io ho la verità in mano, gli devo credere. La verità è verità solo se ti piace. Se una cosa è vera, ah, se sì, sì, tu credi che sia vera, ecco, eh, allora, quelli sono i fatti, quella è la verità. Sì, sì. Io ho fatto già la tua critica, l'ho già fatto, questo è in quello in cui credo, no? Invece, un processo che non finisce mai, mai veramente, ecco perché se voi leggeste i pensieri dei filosofi dei sociologi. Scienziati, eccetera, nel corso della vita hanno avuto de de tutti dei ripensamenti. Tutti i pensieri dei, dei pensatori veri, hanno tutti avuto dei, dei ripensamenti. Si dice che Platone, per esempio, eh, giorno prima di morire, stava rivedendo l'inizio della, de della Repubblica, no? il famoso libro di Platone La Repubblica. Perché non c'è mai eh, un punto finale. Pensate a Torquato Tasso, no? lo scrittore che impazzì del tutto perché voleva che la sua opera fosse perfetta. Cioè, lo sarebbe liberata, intendo, no? A parte lui impazzì per, per quanto riguarda le questioni dell'Inquisizione, no? lui voleva essere ortodosso, cioè, nel senso, voleva essere, non, non della Chiesa ortodossa, voleva essere 100% in con la Chiesa cattolica, no? non voleva essere eretico, aveva paura di essere un eretico, non doveva denunciare da solo l'Inquisizione. Autocritica è qualcosa che ha portato alla pazzia, quindi sì, quindi nessuno di noi deve dire: Ok, sono arrivato, sono arrivato, adesso c'è la verità. Adesso no, vale per tutti. Tutti, 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 su questo punto sono d'accordo. però nessuno deve abbassare la cresta. Quindi, chi ha scritto questa cosa qua, fai autocritica. Spero che la faccio lui stesso, perché tutti abbiamo bisogno, e nessuno è immune alle stronzate. Questo lo dirò sempre 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 e io per esempio i complottisti ho visti cambiare, ho sempre visto ad occhio io li ho seguiti per anni infatti se vedete i miei video vecchi sono tutti video risposta a vari argomenti del, compl del complottismo di un tempo eh. poi mi sono sta a fare video anche sul complottismo un po' più recente ma quando il complottismo parlava di politica cercava di contestare i governi potenti, i politici e non di contestare la, la NASA per dire <ride> con, te con teoria tipo la terra piatta e io no, li ho seguiti e ho visti cambiare, la persone che contestavano i politici persone che, contest che contestavano la scienza e... vabbè insomma io ho visto cambiare idee più e più volte se non avevo cambiare le loro idee un ragazzo per esempio che, che, che se mi fece un video in stile Mauro Biglino praticamente e poi lo cancellerò qualcun altro lo ricaricò lo sotto i commenti di dire questo video non mi rappresenta più da anni, potresti cancellarlo? ho visti vari di questi canali YouTube, cambiare nome, cambiare eh, cancellare video su video, cercare di far sparire tracce di quello che pensavano prima. Ma io forse la cosa più assurda, e dico questo e concludo: quando per esempio dei ragazzi aderivano a un movimento che cioè faceva delle manifestazioni, Convintissimi loro che avevano trovato un movimento pulito senza influssi massonici, sionisti, no? Tutte quelle cose di cui bisognerebbe aver paura. E poi scoprirono che, per esempio, un, ora, un ora di Scientologi a terra del PD e quell'altro così, pertocolare. Quell insomma, si rimasero delusi del giro di, di, di niente. Facero sparire eh, i video che fecero in quelle ore durante, durante le manifestazioni. Eh, perché sì, se si vede con ieri si diceva: Ma tocca che cantonata l'abbiamo preso? Eravamo così sicuri. Eravamo così sicuri che, che di quei tizi e carri ci potevamo fidare. Vi rendete conto che veramente non avete la verità in mano? Ogni volta i fatti, fatti, i fatti. fatti. No, no, vabbè. E quindi anche i video belli che mi piacevano, per esempio contro, che non so, contro Grillo, che è il Casaleggio, sono spariti perché erano cancellati. Chissà per quale cacchio di motivazione. Vabbè peccato c'è un video dove mostrò un'incoerenza di beppe grillo peccato un video lo stavo cercando di recente dove dovevo condividere per vedere come anni fa sapevamo già che il grillo non ci potevano fidare e peccato che il video non ci stava più peccato vabbè detto questo veramente ho spesso un po' il mio pensiero sto parlato da una mezz'oretta scato di non essere troppo provviso detto questo vi saluto, alla prossima!